Bentrovati, i personaggi si raccontano, ecco è il titolo di questa nostra trasmissione perché perché abbiamo conosciuto la signora Marzia nella veste, quello ufficiale di titolare della boutique, schene eh, di via Salvatore Larrosa. Lo dico sempre: siamo in pieno centro storico, il salotto buono della città di Noto, a qualche passo da noi il teatro Tina di Lorenzo e di fronte la chiesa di San Domenico. La piazzetta di Ercole, qui ha sede per l'appunto la boutique Schenè. Dicevo perché questa è la tipicità che contraddistingue la signora Marzia perché è titolare della boutique Schenè, ma lei, e si racconterà proprio lei, fa ben altro nella vita con tanto impegno, solerzia e soprattutto con grande soddisfazione. Bentrovata. Buonasera. allora dall'altra parte io penso: dicono: ma come la signora Marzia, noi la vediamo lì che è tanto pronta, disponibile a farci vedere, ad offrirci. A... E poi dice, cosa fa nella vita? Sta a te, dirlo, cosa fai? Perché l'abbiamo scoperto di recente. Di cosa mi occupo? Io mi occupo oltre di gestire questa bellissima azienda dal mio punto di vista, ovviamente. Il mio lavoro originale è, si basa su quello che è la motivazione. Io sono un coach aziendale, mi occupo di gestione e selezione del personale e ovviamente punto su quello che sono i servizi delle aziende. Non è un caso che all'interno della nostra azienda si tenda principalmente a dare il servizio. Perché secondo le mie, gli studi effettuati e soprattutto con la mia esperienza, ciò che oggi rende un momento felice è sicuramente l'attenzione e la voglia che si ha di dare ai, alla gente. All'interno di ogni punto vendita, così come di ogni azienda, oggi si ha la difficoltà di capire come motivare una persona. Spesso ci si basa molto sul lato economico, ma non è solo quello, che quello serve, però fondamentalmente tutto si basa su uno scambio. Io do, tu dai. All'interno del nostro punto venita Lorenzo, che è fondamentalmente è il discepolo più vicino a me, eh, viene trasferito ogni giorno la voglia di essere corretto, di essere positivo, di pensare che tutto o quasi tutto può farsi, può farcela con tanta devozione e con tanto amore verso il lavoro che fa. Sì. E quindi ora io mi aspetto perché lo metteremo anche nel titolo di questa trasmissione: che decine, se non centinaia di persone. Oltre che venire qui da te per scegliere i capi eleganti che sono nella tua boutique, verranno anche per sapere, eh, per proporsi eh, per una selezione, per un reclutamento di personale da parte di qualche azienda. Ecco, venite, venite da Marzia. Parlate con lei ha questo grande interesse eh, molto spigliata anche quindi eh, non c'è quel, quella difficoltà del confronto perché è aperta e eh, quindi molto ma molto disponibile e accogliente ora ci trasferiamo ecco personaggi si raccontano ti sei raccontata per quello che è, è poi il, la tua vera veste quello ufficiale al di là che poi sei la titolare di questa azienda molto importante per l'economia uh, della città ma, e non solo per l'economia della città ma ora parliamo di un eh, episodio, episodio è molto riduttivo chiamarlo così ma ecco, vorrei fare un accostamento tra uh, l'attività e tra l'aspetto economico legato all'attività la tua ma anche alle altre per quanto riguarda quello che sta succedendo nel mondo in questo periodo e diciamo fra le altre cose mentre l'italia in tutte le cose che contano è sempre o al centro classifica o al di sotto della classifica guarda caso nelle cose negative siamo lì sopra come Com state affrontando oh, dal punto di vista dell'accoglienza accede meno gente rispetto a qualche giorno fa, c'è un timore. Eh, cosa sta succedendo? Ecco, tu che hai il termometro di questa situazione. Bene, allora il termometro per certi versi, ovviamente nel mio molto piccolo, sia con i clienti che gestisco piuttosto che nella nostra realtà, al momento c'è un po' di paura. È anche vero che nella vita quello che io professo e che metto ogni giorno in atto è che tutto deve essere visto in base a come tu lo guardi puoi guardare o il lato positivo o il lato negativo. Il classico bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Bravissimo. La mia indole, la, la mia fe fermezza e credenza è che tutto deve essere guardato come il bicchiere mezzo pieno. Questo momento difficoltoso di cui parliamo e che sicuramente... Tra qualche giorno sarà per certi Ce versi anche peggiore non possiamo continuare. Deve finire, deve finire. Allora, Guarda, io ho fatto una mia riflessione. Alla base di ogni cosa c'è la comunicazione. Noi, neanche se comunque di disp sfonda, abbiamo sempre parlato no, della comunicazione che noi creiamo all'interno del nostro punto vendita La comunicazione è vita. Ma allo stesso tempo la comunicazione in maniera negativa distrugge. Certo. Al momento le comunicazioni. Da qualunque parte le vedi e parliamo dei mass media, non hanno delle buone speranze. Ciò non di meno, c'è un dato che è oggettivo. La maggior parte delle persone che sono contagiate dal famoso virus, di cui non, non parliamo neanche di, perché lo conosciamo tutti, sono, possono guarire. Oggi, se fondamentalmente analizziamo tutte le cose negative, è disa un disastro. Dovremmo stare fermi aspettando che qualcosa ci cada addosso, aspettando che arrivi il nostro ultimo giorno. Noi guardiamo la cosa in maniera positiva e diciamo, questo può essere un momento in cui veramente chi è patriota, chi è, è attaccato alla propria terra, chi vuole fare qualcosa, questo è il momento per farlo, perché oggi fondamentalmente siamo nelle condizioni di scoprire quelli che sono i posti e i luoghi dei nostri paesi, piuttosto che andare in giro. E questo è il momento in cui, per certi versi, bisogna veramente lavorare molto su quello che è il paese. Nota in questo momento è un po' spenta, lo sappiamo tutti, e questa è una cosa che a noi mm, non ci fa proprio gioire. Capiamo gli imprenditori perché comprendo bene che aprire in inverno è tosta, perché è tosta? Noi, però ci crediamo. E ci auguriamo che il prossimo anno qualcosa cambi anche da questo punto di vista. Come ci apprestiamo, anche in base a quelli che sono i sentori dei colleghi di settori diversi a Noto, c'è la paura nel dire io ho fatto degli investimenti perché ho rinnovato, perché ho preso persone, perché ho investito nella formazione. Cosa succederà? Io credo fermamente che quello che succederà: se noi siciliani veramente siamo un popolo che teniamo a questo nome. E anche principalmente il letino, inizieremo a sfruttare e ad utilizzare bene quelle che sono le nostre risorse nel piccolo, dal commerciante fino a quello che può essere la banca. Non c'è bisogno di andare oltre, andare oltre è importante perché confrontarsi con le culture sempre ti arricchisce. Vuoi, non vuoi? però a volte ti arricchisce anche la persona che ti è accanto. Forse se lo guardi con occhi diversi può arricchirti anche di più. Quindi, io credo fermamente in questo. Ce la faremo. Quindi possiamo dire, ecco, ricapitolando tutto questo discorso in una battuta, possiamo dire a seguito di quanto sta accadendo noi abbassiamo ancora di più i prezzi, mentre altrove i prezzi salgono alle stelle per tutto ciò che riguarda uh, mascherine e via dicendo, eh, da Schenè potete venire perché oltre allo sconto che già effettuano, ecco a seguito di quanto sta accadendo, ancora abbattiamo i prezzi, quindi c'è lo dico io, ma Marzia lo sottoscrive un ulteriore 5% di sconto assolutamente possiamo, con molto piacere cioè, possiamo, possiamo eh, ti do l'autorizzazione anzi accolgo la tua proposta perché è giusto così invogliamo anche la gente ad uscire perché c'è eh, questa frenesia ma cosa succede cosa mi può accadere eh, ma devo dare la mano lavatevi sta accadendo un po di tutto, di tutto. e noi non abbiamo nominato perché eh, paradossalmente eh, qualcuno incontrandomi mi ha fatto i complimenti lo dicevo prima a seguito di cosa dico ho detto qualcosa che. Che è piaciuto a noi? Paradossalmente, ecco dove sta. Ti devo fare i complimenti per una cosa che non hai fatto e non hai detto cosa è successo. Non hai parlato di quello che abbiamo parlato noi. Ma non ne interessa, noi non siamo esperti, non abbiamo il giusto toccasana per poter guarire. E non eh, raccontiamo e ricapitoliamo ciò che altri hanno detto. Diciamo semplicemente basta avere un po' di attenzione, come fra altro in tanti abbiamo quotidianamente nel nostro modello e stile di vita basta questo per poter poi approcciarsi con la gente ecco che allora noi abbiamo raccontato la bella storia uh, della signora Marzia che potete trovare qui questa volta nel duplice aspetto quello di persona che vi può offrire tantissima garanzia con i capi che sono all'interno della boutique Scane, ma può anche alla fine, dopo aver preso un capo, con lo sconto ulteriore del 5%. Porre una domanda che sarà la vostra e avere una risposta che è quella legata anche alla possibilità di un lavoro quindi il, al reclutamento che lei opera. Siamo alla fine, abbiamo ricapit ricapitolato molto bene tutto ciò che c'era da dire. Io ti ringrazio per la tua sempre disponibilità. Non Grazie solo, oh, non è eh, semplicemente con Marzia eh, che noi facciamo con Lorenzo, che noi facciamo qui le trasmissioni, ma ci capita sovente di fare le nostre trasmissioni qui anche con ospiti perché l'ambiente è accogliente ci troviamo molto bene non solo quando veniamo qui da clienti ma anche quando veniamo qui sponsorizzati da loro per eh, questi nostri interventi grazie marzia grazie a quanti ci avete seguito vi rinnovo ancora l'invito venite e chiedete oltre allo sconto quel famoso 5% perché per invogliare la gente ad uscire, a stringersi la mano, a comprare e a vivere la vita come la vita va vissuta, ossia bene. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani.